dannate proprio. Ma va a rischiare voi scuola poi. Ma sai che io sono convinta che nell'ignoranza più totale. Ma nell'ignoranza loro camminano. Nell'ignoranza più totale, mia figlia. No, è troppo sole. Ma andiamo là all'ombra. C'è troppo sole. Aveva 16 anni, però i più 300. Prima sai, ma prima mi ha detto, allora lo sai. Questa è una delle più grandi e più belle chiese di Roma, una delle quattro in più importanti cattedrali. Sì, si sta registrando. Vedi, guarda, lì ci sono ancora gli affreschi del IV secolo. È stupenda questa cattedrale. Vai. È rimasta molto più inalterata praticamente da allora. Vediamo di qua, ecco, guarda. Vai. Questo tronco qua. A parte i bombardamenti anglo-americani. Sì, ma vabbè, diciamo, hanno fatto poco qua. Perché il Papa gli ha detto no, lì guarda, non ci andate. Il Papa gli ha detto agli americani, bombardate lo scalo, bombardate le case dei popolari, dei ferrovieri, ma non rompere il cazzo sulle cattedrali. Questo gli ha detto, vieni un po' più vicino. No, si vede bene. Siete bene, però datemi la possibilità di venire a fare la sceneggiata, tant'è vero che il Papa venne qui il 19 luglio 1943 a fare la sceneggiata, tant'è vero che in conseguenza chi era, di questa... chi era Papa? Pio XII, viva Dio, Allora c'è ancora la fotografia con tutta la gente, viva il Papa, allora, in conseguenza quanto è magnanimo il Papa. In conseguenza di questo un gruppo di intellettuali cattolici presentò al Papa la richiesta di ripristinare lo stato della città del Vaticano come è stato Vaticano stato d'Italia, no, stato d'Italia. Cioè questi intellettuali, io so tutta la documentazione, questi intellettuali di cui c'era veramente una persona ad altissimo livello, aveva questo difetto, vabbè. E potrei dire anche vabbè, che, ma adesso veniamo non... a noi, sennò poi dopo. Sì, propose, andò dal Papa e propose al Papa di diventare re d'Italia, che è la vecchia aspirazione del papato. Tant'è vero che oggi noi viviamo in un clima politico che in realtà è uno stato teocratico, gestito indirettamente. Apparentemente da laici. Indirettamente dal Vaticano, attraverso il potere dei cattocomunisti. Dopodiché tu devi dire qualcosa, poi dico io un'altra cosa. Allora, come tutti sanno, o buona parte della gente che diciamo è più attenta alle informazioni di regime, dei media di regime, in questi giorni, esattamente il 21, è stata approvata una legge. Non mi distrarre, non mi deconcentrare. Dopo, uno per volta, dai, sto cominciando io. Allora, oddio, la legge il 21, parlai della legge che è stata approvata il 21? Ah, ecco, il 21 settembre è uscita la conversione in legge del decreto di luglio, cioè la legge 108. La legge 108 che come titolo ha un titolo del tutto fuorviante, che si chiama legge, come si chiama legge? Sulle procrastinazioni, insomma, sì. Il termine mille proroghe, ecco, non mi veniva, l'hanno chiamato mille proroghe, ma in realtà gli articoli dentro il testo della legge parla di tutt'altro, però era tutt'altro di cui non si doveva parlare, è chiaro il concetto? E allora tutt'altro che cosa è? È questo. Allora, signor Matteo Renzi, di Casato Fiorentino Aretino, da sempre filo papale, da dinastie come quasi metà dei toscani che nel corso dei secoli si sono scannati vicendevolmente, a partire dalla rivolta per il possesso di Santa Madre Chiesa, certo, ma a partire dalla rivolta degli Scalzi, sì. a seguire, quindi insomma un bel c'era po' di anche la rivolta di quelli coi sandali, non solo gli Scalzi. Vabbè,
Questo per dire, insomma, che viviamo in un'atmosfera plurisecolare con avvenimenti quotidiani, ma se uno non conosce la storia, come dicevo qualcuno, non può conoscere il passato e quindi non può determinare il futuro. E chi determina, chi conosce la storia invece determina il presente, come esattamente stanno facendo attuale. Cicerone specificatamente dichiarava che chi non conosce la storia è come se fosse sempre bambino. Quindi noi viviamo in un paese di eterni bimbi, tra l'altro bimbi che molto spesso manipolati dai preti petofoni, ma questo lo mettiamo a parte. Allora, se ti avvicini un attimo, allora, questa è una denuncia del 27 novembre 2014 e questa è un'altra del 3 novembre 2014. Allora, cosa dicono? Aspetta che andiamo per gradi. 3 settembre. Allora, la prima è questa qua. Questa, avvicinati un'altra volta, questa è del luglio, del 19 luglio 2014. Allora, sono tutte querele, avete visto che erano in un fascicolo, riguardanti una situazione molto particolare, che era quella determinata dalla legge 56 del 2014. E questa è la denuncia per l'incostituzionale, illegale ed illegittima promulgazione della legge 56 del 7 aprile 2014, così chiamata riordino delle province. Una cazzata abominevole. Tralascio tutte le altre cose perché sarebbe troppo lungo andarle a enumerare, però ricordo soltanto che la legge 2014, la cui somma di oltraggio alla Costituzione e lo stravolgimento dell'essenza dei valori repubblicani del controllo e di indirizzo dei cittadini e degli organi periferici, nonché della soppressione del corpus delle leggi e della logica giuridico-legislativa, ed indice inequivocabile capile della ulteriore sottrazione di capacità di manifestazione e espressione libera della volontà politica dei cittadini, è inarrivabile e all'articolo 1 prevede, fra l'altro, il comma 32. Ciascun elettore esprime un voto e viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui sindaco è o consigliere, determinata ai sensi del comma 33, eccetera, eccetera. Insomma, una cagata abominevole, una cosa che un demente subdotato neanche riuscirebbe a farla così purulenta. Insomma, tralascio, perché è veramente una cosa indegna, non vale manco di perdere il tempo per leggere, elenco solo l'articolo 93 di questa infame legge, che dice: in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91, ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale. Cioè, praticamente è il Presidente del Consiglio che determina la scelta del sindaco della città metropolitana. Questo sta scritto su questa infame legge, oltre a tutte le altre obbrobriosità, che è una cosa indegna anche solo ricordarle. Qua confermo il qualificare come ordinatorio il termine del decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 1,93 della legge 56 del 2004 svuota hic et nunc il Parlamento in sede di approvazione delle leggi e il Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione dei decreti con forza di legge in favore dell'organo monocratico Presidente del Consiglio, una competenza che la Costituzione riserva ad organi collegiali. Questo a corollario completamento del disegno eversivo di cosopra è il manifestarsi palese e semi ufficializzato da noi di Alba Mediterranea e tutte le sedi in ogni modo denunciato dell'instaurazione di un assetto costituzionale materiale imperniato sulla figura e la persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che gli attribuisce una funzione monocratica
sostanzialmente legislativa non contemplata ed anzi denegata dalla Costituzione vigente, per di più calpestando il principio fondamentale di autonomia, come sopra argomentato, senza minimamente preoccuparsi di modificare previamente la Costituzione con le procedure aggravate di cui all'articolo 138 della Costituzione. Insomma, tralascio di elencare tutte le porcate che hanno infilzato una presso all'altra questi infami, solo per far vedere che abbiamo denunciato uno per uno, nome per nome, gli infami che hanno votato questa legge. Questi che non ci hanno mai controquerelato, come cazzo è che noi denunciamo la gente e questi non ci controquerelano mai, no? A me se mi denuncia qualcuno, io gli faccio un culo tanto, gli faccio 200 querele di controquerela, non una sola. Eppure questa gente se l'è presa e se l'è tenuta in tasca la querela. Questo per dire che qualcosa è servito. Ma andiamo avanti. Come abbiamo detto... Successivamente... Ti devo abbandonare un attimo. Ah, vabbè. Un attimo solo. Mi hanno chiamato... Sì, sì, mettiti qua, Giorgio, alzati in piedi, dai. Successivamente, il 3 settembre abbiamo fatto una querela, eccola qui, alla Corte dei Conti. Eccola, questa è la ricevuta della Corte dei Conti, così per far capire che non diciamo cose tanto per dire. E poi... questa è l'apertura del procedimento al TAR, eccolo qua, col timbro dell'ufficio del TAR di presentazione. E poi, aspettate un attimo, questa è la denuncia contro gli eletti di questa legge infame, i consiglieri della città metropolitana, oltre che ovviamente Ignazio Marino, che era il presidente, cioè era il sindaco di cui tutti si sono ampiamente dimenticati. No, qua abbiamo denunciato nome per nome, sì, con la data di nascita, sì, leggere. Quindi ciò che, essendo anche se figli di NN, potessero essere riconosciuti. Ma visto che abbiamo citati uno per uno nome e cognome e con date di nascita, questi signori avrebbero potuto pure tranquillamente denunciarci, per querelarci per diffamazione. Certamente. E invece si sono fatti i cazzi loro bonariamente, tranquilli e sereni, perché sapevano bene che quello che denunciavamo noi era vero e che loro erano compartecipi di un colpo di Stato. È chiaro? Colpo di Stato. Capisci? Tu che mi vedi, colpo di Stato. È chiaro? È chiaro? Lo ripeto, colpo di Stato. Così si capisce bene. Scusa, non ho sentito bene. Così colpo di Stato. Ah, ho capito. Ripetiamo, fai l'eco. Fai l'eco. Colpo di Stato. Allora, qui c'è, allora, adiosa materiale. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Questa è la dichiarazione del presidente del TAR, della seconda sezione del TAR, che in un altro processo che noi abbiamo tenuto anche sempre davanti a lui, con lui che era giudice all'atere, però non era presidente del trio, era giudice all'atere, questo signore aveva dato nella sua arringa, non arringa, nella sua sentenza, sua meringa. No, nella sua sentenza, aveva detto... lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che in mancanza di una previsione di invalidità delle operazioni elettorali nella normativa di riferimento in tema di par condicio rimane precluso l'annullamento delle stesse, ma questa cosa vale anche per quello che diciamo qua, cioè dice il giudice. Ciò significa che solo una norma di rango legislativo può disporre con una valutazione che deve essere rispettosa del generale principio della ragionevolezza e del particolare rilievo della
materia elettorale che è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico, che sono valide le operazioni elettorali nei casi estremi e predeterminati dal conditor iuris, in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da poter fare ragionevolmente dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale, cosa che è perfettamente diciamo attillare addosso a questa procedura che abbiamo detto noi. Era per un'altra procedura, l'ha detto lui, poi però ha detto che non era una questione elettorale. Allora, questo è l'invito al pagamento unificato che noi non abbiamo pagato e non abbiamo intenzione di pagare. Assolutamente no. Eccolo qua, caro signor procuratore, invece il signor giudice l'abbiamo denunciato. Esatto. Il signor giudice. Estorsione. Insieme al cancelliere che ci ha scritto sta cazzata qua. Cancelliere che non cancella. Cancella. Il famoso cancelliere che non cancella. Il cancelliere non è un semplice passacarte, come tutti i funzionari e militari dello Stato ha l'obbligo di non eseguire ufficialmente, in base alla 378 dell'82 e analoghe, l'ordine chiaramente incostituzionale diciamo effettuato da un superiore. Quindi lui aveva l'obbligo, non l'opinione o di rigettare l'opportunità, ma l'obbligo di rigettare il comando. Che significa vomitare. Ed ecco qua la copia della denuncia, questa è l'abbiamo intitolato atto di controdeduzione al mancato accoglimento del ricorso in ordine al TAR del Lazio presentato il 12 settembre 2014. Eccolo qua. Cardine fondamenti. L'abbiamo messo gli atti sì. Al tribunale. Dopodiché, dopo di questo, abbiamo depositato una querela contro il signor presidente della sezione, quello che aveva scritto sta cazzata qua, e quell'altro che è invece il presidente diciamo globale del TAR del Lazio. Certo, ti mangi il cazzo di nelle. Poi sempre il 3 settembre abbiamo depositato pure un altro che non so se è questo la Corte dei Conti. È lo stesso. Che è esattamente lo stesso. E questo è lo stesso. E questo qui è, eccolo qua, il reclamo, il ricorso fatto contro il Comune di Roma, che è quello che poi il Comune e il TAR del Lazio ci ha rigettato. Questo fatto l'8 aprile scorso, pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti la città metropolitana di Roma, tralascio tutte le varie cose, e quindi dico: la nascita istituzionale della città metropolitana senza elezione popolare diretta del sindaco e consiglio metropolitano è un'operazione di cassa turrita da caduta degli dèi della Repubblica di Salò, indicativo del potere dittatoriale assunto da questa genia di malfattori. Ricordiamolo, signor Matteo Renzi e compagni, quel momento lì c'erano loro. Ha detto che lui ha fatto tanto per l'Italia qualche settimana fa. Sì. Cazzo, si vede quello che ha fatto. Qua possiamo citare quattro tragedie nazionali. È solo uno stronzetto. E qui elenco le radici del diritto, cioè Costituzione articolo 1, 3, 5, 48, 49, 54, 87, 89, 91 e 95, la legge 8 giugno 142 del 90, la 265 del 3 agosto del 99, la 267 del 18 agosto del 2000, la legge 42 del 2009, la legge 56 del 2014, che è quella che stravolge tutto quanto. E qui facciamo notare, ad uso di chi ancora non l'avesse notato, che lo stravolgimento che è stato compiuto al dettaglio dalla legge 265-99, normante l'essenza degli enti locali, è stata di una brutalità assoluta. E quindi noi chiedevamo, appunto in questa data qua, che era mi pare era l'8 di settembre, e quindi istanza di sospensione, allora ecco qui l'articolo 6, dunque aree metropolitane,
modifiche alla legge dell'8 giugno del 90, numero 142, emerita di aree e città metropolitane. Articolo 1, il capo sesto della legge 8 giugno 90, numero 142, è sostituito dal seguente. Capo 6, aree metropolitane, articolo 18, città metropolitane. Comma 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, per Dio, dei 156 comuni che non hanno nessuno di quei sindaci da noi meno uno, quello di Civitavecchia. Sì, allertato. Però l'aveva fatto per altri motivi, per altri motivi di insidio suoi, che del cazzo, certo, suoi di lotta intestina al potere del PC, PD, PD, che pigliano in culo quanto lo potete, certo, prendere. Insomma, i 156 sindaci nessuno conosceva, certo, o ha voluto far rilevare che l'articolo 18 della legge, che non vi sto a dire è troppo lungo, diceva appunto: la proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta al referendum a cura di ciascun comune partecipante, per Dio, entro 180 giorni della sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà di uno di più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata alla regione entro i successivi 90 giorni ad una delle due camere per l'approvazione di legge. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede per primo turno, udile, eccetera, eccetera. L'unico comune al momento attuale, notare bene le date, dato che siamo amplissimamente fuori tempo massimo, a quanto risulta dalle nostre ricerche, che abbiamo programmato un referendum entro il 30 ottobre, è Civitavecchia. Degli altri comuni non c'è traccia. E noi li abbiamo allertati. Siamo alla follia più assoluta, alla eversione sistematica da parte dello Stato delle sue stesse leggi. Se non è un autogolpe, come altro poterlo definire questa imperterrita e incessante azione di violazione di legge da parte dei stessi pubblici amministratori di ogni caratura, che avrebbero istituzionalmente il compito di farla rispettare? E dei magistrati che dovrebbero controllare. Eh no, ma soprattutto la Corte dei Conti. Esattamente. Immagino, portassero i peli del figlio. Questo atteggiamento elusivo di dettagli di legge e di articoli costituzionali è illegalmente discriminatorio e non ha permesso l'equità di trattamento tra cittadini e le loro istituzioni locali, e soprattutto ha compresso l'espressione della volontà in merito ad una specifica e gravosa cessione di sovranità individuale e collettiva, nonché territoriale, in numerosi ed importanti ambiti della vita sociale, politico-economica, fatto di assoluto rilievo sociale e politico-economico, compromettendo ed inficiando ampiamente tutto l'iter procedurale dell'approvazione del soggetto giuridico Città Metropolitana di Roma, con ciò privando i cittadini dell'ex territorio provinciale di Roma di un indefettibile, insottraibile diritto elettorale costituzionalmente garantito, denegando ogni possibilità decisionale in ambito locale di autonome future scelte. La compressione e la rinuncia ora per allora di diritti posseduti ed indebitamente sottratti, nonché altre possibili considerazioni di immagine e prestigio derivanti dall'essere città autonoma ed identitaria o dell'essere un generico ed anonimo quartiere di Roma, e infine sottraendo ai cittadini dei piccoli e medi comuni quel sano rapporto di contiguità diretto e senza filtri del tutto spontaneo tra il cittadino e il suo sindaco. Per questi motivi, signor Orazio Ferniani e Giorgio Vitali, come in appello rappresentati, difesi e domiciliati, con espressa riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione per motivi aggiunti, chiede a codesto e legittimo eccellentissimo Tribunale Amministrativo Territoriale del Lazio voglia, in via preliminare, attesa la sussistenza del fumus bonis iuris, nonché dell'estrema gravità ed urgenza, disporre la sospensione dell'iter di istituzione della città metropolitana di Roma. 2. Disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri del sindaco della città metropolitana di Roma, nel merito annullare con ogni conseguenza di legge il provvedimento in epigrafe indicato in quanto illegittimo e incostituzionale, con vittorie di spese ed onorari, eccetera. Allora, questo per dire che in tutto ciò, tralascio gli altri documenti perché... eccolo qua, questo è il TAR del Lazio, la fissazione dell'udienza, eccolo qua, vedi il codice, così la gente dice, capisce che non diciamo cazzate, e noi, è la seconda sezione, eccola qua, e questo è l'oggetto, annullamento dell'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. Questo è l'ufficio copia del TAR, questo l'abbiamo già fatto vedere, e questo, quello era il mio e questo è quello di Giorgio, eccolo qua, esattamente le stesse cose,
E allora, tornando a noi, per capirci meglio, questi signori hanno fatto qualcosa che di più illegale era impossibile. Hanno stravolto il dettato costituzionale e il contenuto e la ratio di almeno una decina di leggi nazionali. Allora, questi signori, oramai vistisi alle strette, perché sono passati 4 anni, hanno dovuto cercare di tamponare le questioni. Allora, voi sapete, un'altra vittoria abbiamo avuto noi epocale, che è quella però in collaborazione con altre associazioni ed altro. Questa è tutta nostra. Questa, se questi signori hanno dovuto fare la legge 108 del 2018, è tutta nostra. Allora, noi parlavamo qualche settimana fa di una vittoria che abbiamo avuto 2 anni fa a proposito della decadenza di 867 direttori generali dell'Ufficio delle Entrate di Equitalia. Lì la cosa l'abbiamo fatta insieme ad altri, quindi il merito è in parte nostro e in altra parte di altri. Questa invece, che cosa è successo però? Allora, noi avevamo evidenziato in quella cosa della decadenza degli 867 direttori generali il fatto che questi signori, non avendo titolo per firmare le cartelle esattoriali, le tre quarti o due terzi delle cartelle esattoriali che nel corso degli ultimi 10 anni sono state consegnate a casa dei cittadini, in realtà erano dei falsi in atto pubblico, esatto. Tutti uno di seguito all'altro, e in quanto falsi in atto pubblico, in quanto il direttore generale o lo pseudo direttore generale che avrebbe dovuto firmare le cartelle, quindi aprire il procedimento, non poteva, come se uno pensasse, per esempio, per il paragone, che il cancelliere del tribunale presiedesse il procedimento invece del giudice. Ecco, la stessa cosa. Lì è stato il cancelliere che, invece di scrivere quello che era di redigere il verbale dell'udienza, in realtà presiedeva l'udienza. Questo non si può fare. Quindi i signori 867 hanno fatto quello, e tutte le cartelle esattoriali era possibile impugnarle, ma è successo qualcosa per cui oggi non è più possibile, perché circa 8 mesi fa, 1 anno fa, i nostri cari proprietari del vapore, perché non si può manco dire che siano rappresentanti, che quelli non rappresentano nessuno, non rappresentano un cazzo di nessuno, rappresentano solo il potere mondialista, e di quello sono emissari. E loro che cosa hanno fatto? Per salvare il salvabile hanno fatto una nuova leggina, per cui ha detto sì, è vero, non potevano firmare le cartelle esattoriali quegli 867 pseudo direttori generali, ma adesso noi li autorizziamo con una deroga a firmare hic pro nunc e non nunc. Vabbè, nunc pro inc. Preminchia. Cioè, praticamente hanno fatto una legge retroattiva, quando per legge le leggi retroattive non si possono fare. Cioè, siamo a questo stadio di degenerazione e demenzialità. Colui che ha firmato una cartella illegale deve essere denunciato per truffa ed estorsione. Allora, no, perché adesso abbiamo fatto tutto questo preambolo enorme, lunghissimo? Perché sempre con la stessa modalità, quella lì che ti fanno una leggina, che cosa è successo? Quando si sono resi conto che gli avevamo fatto un culo tanto che i procedimenti stavano andando avanti, hanno detto cerchiamo di salvare capre e cavoli. Allora, qual è la soluzione migliore? Facciamo una leggina. Allora, la leggina in questione è la cosiddetta legge sulle proroghe, la legge mille proroghe, che in realtà non proroga un cazzo. Quella è una legge fatta proprio appositamente ed espressamente per tamponare questa falla legislativa di incostituzionalità assoluta di questa legge del 56 del 2014 del signor Matteo Renzi, che istituiva le città metropolitane. In realtà non ne ha fatto un papocchio che non vi sto a dire troppo lungo, vi annoierei troppo. Quello che però è da rilevare, da mettere appunto in evidenza, è il fatto che questi signori hanno dovuto
non sentire l'obbligo, ma parare il colpo, perché gli abbiamo dato un calcio sui coglioni che gli rimane finché campa, no? Posto che ce li abbiano. Vabbè, in mezzo alle gambe, poi sì. Dopo se ce l'hanno o no, sì. Quello è un altro discorso. E questi signori hanno dovuto cercare di salvare per quanto possibile, ma il reato permane, quindi per 5 anni i signori sono sotto processo, finché non decade, quindi per altri 5 anni se devono aspettare che primo un giorno o l'altro gli arriva il procuratore a portarli dentro. La procura... Speriamo proprio dentro nelle carceri che diciamo noi, vabbè. Quelle sotterranee. Quelle di San Leo. Quelle di San Leo, ma San Leo è una raffinatezza rispetto a quello che dico io. Vabbè. Al carcere Mamertino. Ma perché? Quello di Castel Sant'Angelo non basta? Al carcere Mamertino. No, quello di Castel Sant'Angelo che pure è bello pieno d'acqua. Ma se... No, c'è solo infiltrazioni d'acqua da tenere, no? Lo so. Allora. Possono bere lì, Acqua inquinata. Per caso, cosa vuoi per loro? Allora, quello che è importante... Il quindi, bello è che se queste persone bevono acqua inquinata... No, la purificano. Quando pisciano è già purificato. Allora, vi volevo concludere dicendo, insomma, perché sennò la cosa del tedia troppo, che finalmente obbligatoriamente castalmente con sì. La L hanno dovuto cercare di parare il culo, perché se no questi signori che abbiamo denunciato noi, e sono veramente una pletora, sono circa 450-500 parlamentari fra Senato e Camera, e forse anche di più, anche nel 600-700, e poi ci sono tutti quegli altri figli di gran puttana dei sindaci e dei consiglieri comunali che non hanno sentito l'obbligo di dirgli: ma che cazzo state facendo? Io sindaco sarei andato lì, mi sarei incatenato davanti al Parlamento con la fascia tricolore a dire: brutti figli di puttana! Alla gente che non ha percezione di niente, sono tutti figli di preti pedofili. Sì, allora sì. Con questo vorrei concludere. No, e quindi che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto redigere la legge 108 del 21 settembre del 2018, in cui agli articoli, che è di 8-9 articoli, l'articolo 1 con comma 1, 2 ter, e articolo 2, comma 1, 2 ter, articolo 3, comma 1, 2 ter e 4, che cosa è successo? È successo che hanno detto che loro adesso sospendono la legge 56 e la sospendono e la abrogano, intanto la abrogano fino al 2019, ma state sicuri che andrà ad libitum, non la ripropongono più perché non se può fa, a meno che non si cambia la Costituzione e il codice penale e il codice civile, no, e il codice amministrativo. Cambiare tutti i codici è un po' complicato e sicuramente in un anno e 3 mesi non ce la fanno, ma io dico di più, non lo faranno mai, quindi di fatto la città metropolitana è decaduta grazie all'opera di Giorgio Vitali e Orazio Ferniani. E noi concludiamo dicendo: terque quaterque testiculis tactis. Che cazzo, grande Priapo, al grande Priapo, veglia su di noi. Esatto.